Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera in nostra compagnia Federico Rossetti, City Manager di Too Good To Go di Milano. Buonasera Buonasera. Federico. Lui è con noi per raccontarci che cos'è Too Good To Go, che cerchiamo di pronunciare nel miglior modo possibile, seppur abbiamo la mascherina, e di cosa si occupa in particolare. Ok, allora innanzitutto grazie per l'invito. Too Good To Go è la principale app in Europa contro gli sprechi alimentari. Quindi è un'applicazione che nasce in Danimarca e arriva in Italia un anno e mezzo fa, a marzo 2019. E l'obiettivo è semplicissimo, è un'idea quasi sembra quasi banale ed è quella di ridare valore a quello che i negozi, i supermercati, i piccoli panifici, quindi qualsiasi tipo di negozio alimentare avanza a fine giornata. Quindi è un'idea semplice che però sta, diciamo, rivoluzionando, comunque Sta cambiando spopolando. il panorama del cibo in Anche venduto. perché lo stesso nome, che appunto in inglese è Too Good To Go, in italiano ha proprio quel senso di troppo buono da dare via, troppo buono da Esatto, troppo buttare. buono, Quindi proprio l'idea esattamente. dello spreco è implicita, Esatto, ecco. sì. E nasce quindi, metto, in Danimarca, ma arriva in Italia, e specialmente noi parliamo della città di Milano, quando? Allora, Milano è, diciamo, contemporaneamente quando arrivi in Italia si parte da Milano, quindi le operazioni iniziano a marzo 2019, quindi un anno e mezzo fa, e si parte dalla città di Milano. Si decide di partire da Milano un po' perché simbolo, diciamo, molte cose che succedono a Milano poi si replicano nel resto d'Italia e quindi si lancia a marzo 2019 con i primi 50 negozi Too Good To Go in Italia. E dopo Milano inizia l'espansione in tutta Italia, quindi dopo un anno e mezzo possiamo dire di essere veramente ovunque, però Milano non è stata trascurata in questo anno e mezzo, anzi ha continuato a crescere regolarmente, si è passati da avere 50 negozi un anno e mezzo fa a averne quasi più di 700 oggi. Sì, infatti tu sei qui perché la fortuna è proprio questo, cioè di vedere una dinamica italiana che nasce da Milano. E quindi abbiamo Esattamente. in casa proprio l'esperimento vero e Esatto. proprio, il motore propulsore poi dell'esperienza italiana Esattamente. di Too Good To Go. Abbiamo detto che è un'app che serve appunto a combattere lo spreco alimentare, ma come funziona nello Ok, specifico? il funzionamento è molto semplice, possono aderire qualsiasi tipo di attività che vende cibo, quindi da veramente il piccolo panificio di zona, la piccola pasticceria, ai supermercati, quindi è veramente trasversale su qualsiasi tipo di attività commerciale e il funzionamento è molto semplice. In un orario specifico, il negoziante indica che avanza o ha avanzato del cibo e in che formato? Il cliente ha questa magic box, quindi il negoziante ogni giorno cambia l'invenduto, non è qualcosa che uno prevede in maniera regolare, quindi compone questo sacchetto a sorpresa con i prodotti freschi e buoni che ha avanzato durante la giornata e il cliente paga un terzo del prezzo originale del prodotto e va a ritirarli in negozio. Quindi diciamo, per noi è molto molto importante questo concetto della magic box, cioè il contenuto è sempre a sorpresa, il cliente sa che tipo di attività è, quindi sa se è un panificio, una pasticceria, una gastronomia, però giornalmente non sa quello che si trova. Quindi questa da una parte è anche un po' un gioco a provare cose nuove, a Certo. sperimentare, e però per il negoziante è anche una grande facilità perché l'invenduto, come sappiamo, non è prevedibile e varia di giorno in giorno. Quindi è proprio la Magic Box, è proprio la chiave di Esatto, è il Too fulcro, la parola appunto su cui si deve Good giocare, anche perché l'idea è farlo per lo spreco, cioè così facendo noi facilitiamo il lavoro del commerciante, ma facilitiamo anche un consumo To Go. Esatto. sostenibile. Assolutamente, sì. Infatti i nostri utenti, noi non vogliamo che siano semplicemente gli utenti, vogliamo che si vada a generare una comunità. E noi definiamo i nostri utenti dei waste warrior, quindi persone che giornalmente combattono lo spreco, quindi non usano solo un'app, ma proprio si impegnano giornalmente nella lotta contro lo spreco alimentare, che diciamo, sappiamo che un terzo del cibo al mondo viene buttato, quindi è un Beh, problema non da poco, certo, ecco. sì, forse un modo, appunto, il magic box, il termine proprio ti porta a pensare a qualcosa di quasi divertente, ludico, che poi in Esatto. realtà ha un peso molto importante nella lotta al cambiamento. Assolutamente, anche perché più o meno, diciamo, le nostre stime sono che ogni magic box equivale a 2,5 kg di CO2 risparmiata. Quindi in realtà sembra un gioco, sembra un'app, però di fatto l'impatto che abbiamo è impressionante e rilevante tutti i giorni, quindi. Anche perché del cibo ne sentiamo parlare spesso e nei vari filoni, nella narrazione che è quella contro lo spreco, contro appunto Esatto. un consumo massivo di risorse e ambiente.
e quindi non viene, cioè il consumo di per sé è sostenibile anche per quanto riguarda l'inquinamento, se ci pensiamo. Assolutamente, assolutamente. E quindi ho visto, insomma, spulciando nelle vostre pagine, che anche a livello di numeri Milano ha un ruolo importante, perché c'è stata una svolta con la Magic Box. Sì, cioè diciamo, Milano ha un ruolo sì, fondamentale. Poco fa, una settimana fa, abbiamo raggiunto un traguardo per noi enorme, che è stato il milione di Magic Box vendute da quando siamo partiti. Diciamo che è stato un numero che, soprattutto per chi comunque lavora da tutto da un po', è stato emozionante fare vedere un numero così grande e essere riusciti a realizzarlo. E va detto che Milano ha contribuito quasi per un quinto di questo milione, quindi è stata vicino alle 180-190 mila Magic Box vendute. E questo dimostra, diciamo, il peso e il ruolo che ha Milano nella dinamica italiana di tutto, quindi Che sicuramente. può sicuramente diventare l'esempio da seguire poi da replicare eventualmente negli altri Esattamente, sì. territori. Ad oggi quanti sono i negozi presenti a Milano? A Milano, se consideriamo Milano e tutta l'area urbana, siamo circa sui 700 negozi. Un grande numero. Ed è un numero che diciamo è destinato, cioè cresce giorno per giorno, quindi se ci trovassimo tra un mese probabilmente sarebbero 750-800, quindi. Sì, esatto, noi dobbiamo guardare la stima ad Ad oggi, oggi. esatto. Però ci fa capire, insomma, può essere utilizzato come monito per guardare al futuro, cioè l'idea di Too Good To Go Milano, qual è il progetto che avete? Allora, sì, diciamo che ovviamente quando siamo partiti su Milano, un po' naturalmente siamo partiti dal centro, quindi abbiamo sviluppato le aree proprio più centrali, Brera, Stazione Centrale, Porta Romana. Il progetto su Milano si basa principalmente su tre canali, quindi rafforzare comunque continuare a rafforzare la città, perché anche ancora nella città c'è tantissimo da fare, e iniziare a lavorare tanto anche sulle periferie, quindi ad oggi siamo presenti ma vogliamo creare una densità molto molto maggiore. Quindi tutto quello che è l'hinterland milanese, la città metropolitana di Milano, stiamo lavorando per svilupparla da qua a dicembre, da qua a gennaio. E poi stiamo anche lavorando in coinvolgere alcune attività che sono già e altre attività proprio storiche, iconiche della città di Milano, appunto. Sì, anche perché questo momento comunque non ferma la vostra attività, perché anzi, è Esatto. un modo di riflettere nuovamente su Sì. un consumo intelligente, quindi ci aspettiamo sicuramente una grande crescita. Ma mi viene da pensare che Too Good To Go nel suo piccolo ormai grande possa avere un ruolo importante anche nell'educazione, nel rapporto con i giovani. Assolutamente, questa è una cosa su cui stiamo pian piano, non siamo ancora tanto partiti, però stiamo lavorando a iniziare a sviluppare un ruolo educativo anche, quindi siamo già andati a parlare in alcune università e vogliamo potenziare questo lato, quindi andare a parlare nelle scuole, andare a parlare nei licei. Questo perché? Perché diciamo del cibo che viene sprecato in totale il 40% avviene nelle case. Dove noi ad oggi non riusciamo ancora ad avere un impatto. L'unico modo che pensiamo di poter intervenire è educando, quindi cambiando un po' i modi di consumo, cambiando i modi di fare la spesa. Per questo vorremmo puntare molto su quello che è l'educazione, quindi proprio partire dalle nuove generazioni che sono anche molto attente ai temi ambientali, ai temi della sostenibilità, andare a non più diciamo necessariamente come tutto, però andare proprio a educare su questo lato, ecco. Certo, anche perché può fare la differenza un giovane che ha anche delle competenze digitali diverse, nel suo piccolo può portare un Esatto. messaggio che ha appreso in maniera molto semplice, molto chiara. Esattamente, Quindi sì. Too Good To Go è comunque a Milano ha un ruolo importante, Milano insomma è la città simbolo italiana, però è anche molto facile da usare perché per chi volesse provare, chi non avesse ancora aperto l'app, registrarsi è facilissimo, Sì, basta la mail, ci si assolutamente. geocalizza. L'app è come molte app di quelle che ci sono ad oggi in giro, è semplicissima da usare, ci si registra con la mail o con Facebook e poi dal momento stesso si può iniziare a usare l'applicazione e ci sono varie modalità di vederla, quindi si può geolocalizzare, quindi si vede i negozi che in zona sono più vicini a te, come si può filtrare per tipologia di negozio che uno preferisce e così via. La semplicità è totale, il pagamento avviene sempre attraverso carte di credito e poi bisogna andare in negozio a ritirare questo pacchetto a sorprese in degli orari che ha stabilito il negoziante. Ok, lo ricordiamo perché così chi ci avesse seguito ha avuto sia un'idea appunto di cos'è Too Good To Go, come è nata Too Good To Go a Milano e poi come funziona, perché adesso devono solo metterlo in pratica di base. Esattamente.
Allora, Federico, noi ti ringraziamo per la tua Grazie a voi. panoramica e noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci, grazie mille. Grazie.